E bentrovati tutti a questo nostro webinar. Normalmente noi abbiamo realizzato il webinar vicino all'uscita della rivista, mentre per quest'opera è stato un po' complesso, ma io ci ho tenuto moltissimo a realizzarlo perché in effetti ci siamo resi conto che i nostri lettori si aspettano anche questo ulteriore approfondimento, che è un approfondimento di persona, laddove si riescono a non solo conoscere i protagonisti di un'opera, ma si riescono a approfondire, cioè proprio in un modo completamente diverso. E siccome poi i video vengono visti anche in un momento successivo e vengono arricchiti da tutta una serie di materiali, quindi direi che perfetto mantenere un media nuovo che abbiamo scoperto durante il Covid e invece in questo momento torna utile proprio per approfondire. Quindi come nel nostro format noi abbiamo chiamato attorno al tavolo di redazione il rappresentante della committenza e ci sarà Anthony Saccon, il progettista Mariano Zanon e poi abbiamo chiamato un'azienda indicata proprio dal progettista che ci illustrerà come la tecnologia abbia favorito la realizzazione del progetto. Quindi in questo caso particolare, essendo un progetto di una struttura di formazione molto particolare, molto ricercata, il fatto, la prestazione acustica è quella che noi abbiamo, che ci fa piacere poter approfondire in questo caso. Quindi io, come sempre, la cadenza è prima do la parola alla committenza che ci racconta come è nato il progetto, quali erano gli obiettivi, per poi passare al progettista e, come dicevo, all'azienda e per poi chiudere di nuovo con la committenza che ci racconta, in questo caso molto bene, sia la fruibilità dell'opera, quindi e direi fatto nuovo e interessante, come questo progetto abbia una sua proiezione di replicabilità anche all'estero che è stata verificata e quindi diciamo che è un aspetto, un modo interessante e nuovo. Quindi chiederei proprio a Anthony Saccon di raccontarci come è nato il progetto. Buonasera a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi questa sera a raccontarvi questo progetto. Il progetto è un progetto che nasce in divenire, è un progetto che nasce come storia nel 2005 con la nascita appunto di uno dei primi incubatori a livello internazionale, che poi ha avuto una sua evoluzione naturale, proprio partendo da questo tipo di business per diventare poi un business che si è allargato. È divenuto, diciamo, sempre di più in parte integrante, non solo, diciamo, dell'economia locale, ma dell'economia proprio mondiale. Altro aspetto fondamentale, diciamo, dell'evoluzione del progetto sta proprio nel nome stesso della nostra società, che è appunto HFAR, dove la H sta per Human. Quindi un progetto che abbiamo voluto che si realizzasse prendendo proprio il DNA che ci ha sempre caratterizzato, di essere proprio un progetto dedicato all'umanità, dedicato all'aspetto umano di chiunque poi sarebbe entrato all'interno di questo progetto. Quindi, come quando abbiamo cominciato fin dall'inizio a discutere questo progetto con l'architetto Mariano, è stato proprio quello di trasmettere immediatamente questi principi di umanità, uniti naturalmente ai principi di innovazione che caratterizzano appunto HFAR. Tenete conto che Sharma oggi è diventato proprio l'hub di innovazione più grande e più importante d'Europa. Non siamo noi a dirlo, ma sono proprio gli altri a raccontare tutto questo. Quindi doveva essere un progetto, diciamo, di grande accoglienza, ma anche di grande usufruibilità e di grande trasmissione appunto di questa innovazione che oggi è diventata più che mai necessaria. È un'innovazione che fosse anche completamente diversa e potesse essere percepita nel momento che uno entra all'interno di quello che è oggi il campus di HFAR. L'esperienza ci insegna che tutti i personaggi che sono venuti
all'interno del campus, sono personaggi dai CEO di più importanti aziende e gruppi a livello mondiale, a persone che fanno parte già se loro stessi del mondo dell'innovazione, come società, parlo di Apple, parlo di Google, e via dicendo, che ogni volta, fin dall'inizio, entrando all'interno di H-Farm, dicono: veniamo per fare 2 giorni di lavoro con voi, poi si fermano per un mese, perché proprio lo spirito del progetto, il modo in cui è stato sviluppato, rappresenta un'unicità in se stesso e crea perciò qualcosa di magico, oserei dire, da questo punto di vista. Quindi è con questo spirito e con questi principi che è stato, diciamo, poi ampliato il progetto, creato questo campus, affinché si rafforzasse questo esempio e questa possibilità poi di essere replicato a livello mondiale. Oggi abbiamo, diciamo, persone che continuano ad arrivare da tutto il mondo, persone che arrivano nel campus e nel momento che arrivano nel campus si rendono conto che H-Farm è qualcosa di diverso e lo è proprio grazie al design, all'architettura con la quale è stato sviluppato. Senti, quindi magari prova a raccontare proprio tu adesso, al di là dell'architettura, qual è la distribuzione, come avete indicato il discorso dei building, dell'accessibilità e così via, anche nei termini di fruizione, come dicevi, cioè qual è stata la richiesta al progettista da questo punto di vista? La richiesta da questo punto di vista, come dicevo prima, è una rappresentazione di quella che è stata l'evoluzione di H-Farm. Come raccontavo prima, è nato come incubatore, perciò il progetto è nato veramente come una fattoria dove venissero incubate le nuove idee, i nuovi talenti, i nuovi, diciamo, unicorn del futuro, come è stato recentemente appunto con Bebop, che è stato venduto per $1 miliardo. Quindi è nato in questo modo qui. L'usufruibilità poi man mano è diventato, diciamo, si è ampliata, perché abbiamo cominciato ad avere tutto un processo di consulenza a livello appunto di tutte queste aziende. Abbiamo avuto poi una richiesta da parte delle aziende stesse di essere all'interno di questo progetto. Quindi noi abbiamo quello che viene chiamato il Seed Village, dove oggi abbiamo aziende che vanno dalla Henkel a Audi, Adidas, vi dicendo, che hanno un proprio ufficio, una propria area all'interno del campus. E anche qui Mariano è riuscito a creare uno spazio che fosse integrato all'interno di questo primo nucleo. Questo nucleo poi ha avuto, diciamo, un tocco poi speciale proprio anche con la creazione di quella che oggi, ancora oggi, chiamiamo la serra, che è diventato un po' l'ombelico in quel momento di tutto quello che era il mondo H-Farm, dove la gente, arrivando, assorbendo poi tutta questa vegetazione, questa creatività naturale che Mariano è riuscito a dare, ha cominciato a respirare anche un'innovazione proprio nel modo di lavorare e dell'ambiente in cui si lavora e anche dell'ambiente dalla quale ispirarsi e della modalità in cui ispirarsi. Poi naturalmente con l'acquisizione anche delle scuole, con l'ampliamento delle scuole, perché abbiamo ritenuto che l'educazione sia, diciamo, l'elemento principale dell'evoluzione e dell'innovazione, ovvero noi diciamo che la cultura è la vera forza che sta dietro all'innovazione. Quindi abbiamo detto: dobbiamo cominciare a formare non solamente, diciamo, i professionisti, ma anche le giovani menti, affinché acquisiscano queste capacità e possano svilupparle e possono poi portarle un domani nel mondo lavorativo, nel mondo universitario e via dicendo. Quindi abbiamo detto: dobbiamo creare anche qui dobbiamo creare una scuola, dobbiamo creare un campus che sia speciale e sia un riflesso di tutta questa unicità che H-Farm appunto è riuscita a creare nel corso degli anni. Ed è qui è stato fondamentale proprio la Mariano. Uno, perché Mariano ha una capacità di lettura del DNA della società, essendo diciamo, fatto parte sempre di questa evoluzione, ma dall'altra anche proprio la capacità della Zanon Associati di sapere interpretare e vedere loro stessi nel futuro quelle che sarebbero state le necessità. Oggi perciò la fruibilità dal punto di vista dell'educazione naturalmente è di un'educazione che oggi viene riconosciuta come il miglior sistema innovativo, il miglior sistema educativo a livello internazionale, riconosciuto dalla Banca Mondiale, dall'ONU, vi dicendo. E questo si riflette anche negli spazi come sono stati creati per quanto riguarda dall'asilo fino all'università, ai mass course universitari. Quindi sono spazi creati proprio per aiutare a sviluppare l'aspetto umano, come dicevo prima all'inizio, e questo è fondamentale e lo si vede sempre di più adesso anche con quello che è successo con la pandemia, ma anche sviluppare proprio tutti quelli che sono i talenti delle persone
e trovare anche uno stato di benessere, perché questo è un altro aspetto fondamentale. Anche nel mondo dell'educazione, avere degli studenti che, e degli insegnanti, naturalmente, che possono vivere uno stato di benessere, cambia il modo di apprendere, il modo di insegnare in modo fondamentale e radicale, ed è quello anche il motivo per la quale oggi ci riconoscono come migliore sistema educativo internazionale. Abbiamo avuto anche ospiti recentemente, parlo non so della Dubai Future Foundation, che è la fondazione di Dubai che è diventata un po' leader nel come fondazione che guarda il futuro. Anche loro, arrivando a Desh Farm, entrando nel campus, vedendo appunto come sono stati costruiti gli spazi e come vengono usufruiti, hanno detto: vogliamo lavorare con voi e vogliamo che voi possiate portare questo spirito che noi vediamo nel campus, lo portate dentro da noi e lo possiamo trasmettere insieme a livello internazionale. Ed è anche il motivo per la quale, anche quello che diceva lei, quello che tu stavi anticipando prima, il fatto di aver costruito un modello che possa essere replicabile a livello internazionale. Quindi un'usufruibilità unica, speciale, ripeto, con questo tocco umano, con questo tocco di benessere, e di un, ecco, l'altro elemento che aggiungo è la qualità e l'attenzione al dettaglio, perché non c'è persona di qualsiasi parte del mondo che venga che dica: la percezione che si ha qui è di una qualità di esecuzione, di dettaglio, di attenzione al disegno e di studio che è veramente unica, che non abbiamo visto in nessun altro campus, in alcuna parte altra del mondo. E questo è un elemento che sicuramente viene riconosciuto a Mariano, ma anche a Riccardo Donadon, che è il nostro fondatore, che ha questa passione per questo dettaglio. Sì, grazie Anthony. In effetti mi farà piacere, come dicevo prima, in chiusura entrare proprio in più a fondo di questa fruibilità, e ti do il tempo di prepararti magari anche un po' su dei numeri di presenza eccetera, per dopo, adesso che la struttura è a regime. Quindi chiedo appunto a Mariano di raccontare quel giorno del 2005, anzi no, forse sarà stato prima, però se la data è il 2005, com'è nato, cos'è stato e com'è stato il creare questo progetto? Grazie, buonasera a tutti, grazie anche ad Anthony per anche queste belle considerazioni che effettivamente introducono un'avventura che è partita, come dici Gisella, sì, prima del 2005, e devo dire che ricordo molto bene quando ci affacciammo a questa campagna affascinante ma desolata, in un territorio particolare. Nel 2003-2004 partimmo sicuramente con le prime nostre considerazioni sul progetto, che questo non funziona, scusate, sul progetto che stava maturando, diciamo, nella testa del presidente del gruppo oggi, ovvero del committente, Riccardo Donadonna. Ma lì partimmo da un casale. Il campus di cui parliamo oggi è l'evoluzione ultima, che invece, devo ribadire, in tempi record è stato realizzato nella fase peraltro infelice del pieno evento Covid che abbiamo vissuto nel 2019, inizio 20. L'idea perché poi peraltro in questo territorio? Beh, c'è un'origine sicuramente affettiva, ma la campagna e la ruralità era questa condizione che affascinava entrambi, noi, io progettista e la committenza. Tornare quindi non per vocazione in aree urbane con un progetto così ambizioso, legato soprattutto all'innovazione, ma quella H che, di cui parlava Anthony, quella human, era un voler ritornare anche non solo alla ruralità, ma anche ad un aspetto di natura e di riconciliazione con il paesaggio e con un ambiente che fosse più riconoscibile e appartenente a noi e alle nuove generazioni. Questa è l'area di progetto che indichiamo in questo modo. Abbiamo
Adesso un excursus veloce sull'immagine della campagna sulla quale appunto abbiamo approcciato. Peraltro qui vedete il primo nucleo di cui parlavamo e quindi quell'inizio anni 2000, dove si sviluppò la parte di innovazione dell'incubatore, la parte legata proprio all'innovazione e alla trasformazione digitale. Questo è l'elemento invece di ben 30 ettari che abbiamo annesso recentemente e realizzato in maniera molto, molto spedita e determinata. Vi sono altri satelliti importanti di cui non vi parlo, ma sono, come dire, rigenerazione anche qui di archeologia rurale, dismessa e svilita da un'economia non certo sostenibile dal punto di vista di coltivazioni intensive a seminativo, dove si è capito che si sarebbe dovuto cambiare approccio e visione. E questi satelliti di cui vi sto facendo cenno sono satelliti che sono stati generati dall'indotto che questo primo seme piantato nel 2006 ha prodotto con la sua fertilità ad una nuova visione, ad una nuova economia in un habitat rurale. Questo è stato appunto l'origine. Quanto ci trovavamo di fronte? Una campagna abbastanza desolata, seppur preservata, perché da un'unica grande proprietà. Siamo a ridosso del fiume Sile, quindi un parco naturale regionale. Siamo alle porte della laguna, alle porte del nord della laguna veneziana. Siamo a pochi minuti di distanza dall'aeroporto e dalle vie principali. Quindi, seppur ameni, diciamo che siamo ben connessi. Quindi è stata una scelta ben ponderata. Questo è un po' l'intro che vi spiega in una slide sostanzialmente, che è una pagina web del sito, che cosa dovevamo inserire dentro queste nuove strutture da poter ospitare una community che a regime potrà arrivare a 3.000 persone. Oggi sono circa 2.000 persone tra studenti e operatori nell'ambito della trasformazione digitale e nell'ambito della formazione. Scusate che sbaglio con l'andamento delle immagini. Ma... rotella, se usi la rotella, sì, okay. Ogni scatto vai giù. Questi sono alcuni, come dire, una scala che vi indica come poi per necessità e crescita si è sviluppato il progetto. Quindi da un semplice casolare che avete visto rudere in questa campagna più o meno abbandonata, abbiamo cominciato a recuperare i suoi annessi, a implementare gli annessi stessi secondo una logica comunque di architetture semplici, ispirandoci appunto all'architettura rurale, per dopo arrivare alle soglie del 2019 e cominciare a concepire sostanzialmente il nuovo sviluppo per la formazione. Qui vedete le prime immagini, ovvero scusate, le immagini delle prime realizzazioni. Questa campagna sul retro della prima struttura, del primo nucleo, sarà poi quello l'oggetto in cui abbiamo collocato l'attuale campus. La formazione è stata una conseguenza. Nell'ambito della trasformazione digitale, di cercare di mettere in uso la tecnologia e la corsa frenetica ad un'innovazione che ci consentiva e ci consente di poter cambiare e agevolare i nostri equilibri e la nostra vita dal punto di vista della qualità anche della vita stessa, del tempo che abbiamo a disposizione, eccetera. E la considerazione primaria è stata quella che, non avendo persone formate, si è cominciato a ragionare sul fatto di poter a questo punto generare anche formazione, oltre che svolgere lavoro e servizi presso enti, aziende, qualsiasi entità cominciava ad approcciare ad una trasformazione digitale. Questa campagna ci sembrava l'opportunità più affascinante.
L'unico scrupolo era quello di generare ovviamente un nuovo paesaggio. Ci siamo relazionati con ovviamente tantissimi interlocutori ed enti dal punto di vista amministrativo, politico e via dicendo, facendo capire il senso di questo progetto. Tant'è che è stato dichiarato un progetto strategico, sia per la sua vocazione che per la sua ambizione. Ma soprattutto non abbiamo ottenuto indici edificatori, abbiamo sostanzialmente acquisito volumetrie in maniera onerosa, degradate, deperite e trasferite semplicemente, quindi liberandole dai luoghi in cui esistevano, ripristinando sostanzialmente le aree verdi e ricollocando quella volumetria per le nuove necessità. Qui vedete un po' il mood del primo nucleo che abbiamo realizzato, dove qui una community di 200-300 ragazzi hanno cominciato insediandosi nelle vecchie case contadine per poter generare appunto una nuova opportunità di lavoro e di vita. Queste sono sempre immagini del primo nucleo. Qui ci apriamo a quello che poi oggi è diventato, in questa vista così simmetrica, lo sviluppo in profondità del nuovo campus. Queste sono immagini che scorro abbastanza velocemente perché sono facente parte del realizzato. Questo è il Seed Village di cui parlava Anthony, dove qua nascono le idee, giovani ragazzi che intraprendono nuove avventure imprenditoriali supportate e coadiuvate dalla holding che assiste e cerca di alimentare queste idee per farle poi crescere. La serra di cui parlavamo prima, dove il verde, l'aspetto della biofilia, è un aspetto che stiamo implementando, nata spontanea come necessità, seppur in aperta campagna e collocati, quindi già immersi in un habitat naturale, abbiamo sentito subito la necessità di poter lavorare e convivere con le piante. Equilibrio di cui oggi si parla in maniera molto più strutturata ed è diventata quasi tra le nostre purtroppo emergenze un aspetto importante per rigenerare un equilibrio che abbiamo smarrito. L'aspetto della community e della convivialità e l'altro aspetto fondamentale, sia che per chi lavora in questi luoghi, per chi si forma e studia nel percorso appunto scolastico che parte dalla primary school fino ad arrivare al college, è quello di senso di appartenenza e di riconciliazione con spazi aperti e con la natura. Questo è un leitmotiv che diciamo l'abbiamo esteso su tutti gli ambienti che abbiamo pensato e progettato, perché l'altro tema importante a mio parere è che la percezione che abbiamo nel, come dire, attraversare il campus, attraversare queste aree di progetto e i satelliti che stiamo realizzando poi nel suo intorno è il fatto di sentirsi bene, è quel well-being di cui si parlava, no? Che genera sostanzialmente il presupposto per sentirsi a proprio agio e sentirsi in armonia con l'habitat. Questo era lo scopo dell'architettura e del paesaggio che abbiamo affrontato, oltre al fatto che c'è un dato importante, che non per far questo si debba per forza di cose spendere ingenti cifre, ma l'obiettivo era quello di contenere con soluzioni, a nostro avviso, intelligenti, i costi di realizzazione, ma avere comunque percezione invece alta della qualità stessa dell'habitat che abbiamo rigenerato. I 1.300 euro metro quadro sono un valore assolutamente esiguo, ma è il valore di costruzione che abbiamo rispettato nel realizzare il campus. Queste sono immagini del paesaggio che abbiamo valorizzato e soprattutto che riteniamo al quale ci siamo ispirati, quindi dalle analisi autoctone, dai supporti che biologi ed agronomi ci hanno dato e arricchito nel concepire l'altro aspetto fondamentale, oltre alla semplicità degli edifici ispirati all'architettura rurale,
al controllo dei costi, ma soprattutto alla loro dotazione tecnologica, perché i comfort e la vera sostenibilità è stato l'altro, sicuramente l'altro elemento fondamentale che sia la committenza che noi ci siamo sentiti di dover perseguire come obiettivo primario. Siamo quasi alla passività energetica nell'utilizzo degli edifici, grazie a soluzioni legate alle nuove tecnologie e alle energie rinnovabili. Il comfort stesso all'interno degli spazi che sono seppur aperti alla campagna, performanti dal punto di vista dei vari comfort, che siano energetici anziché acustici e via dicendo. Dopo, magari, se abbiamo il tempo, possiamo fare dei cenni specifici. Queste sono le evoluzioni che un po' vi stavo raccontando, dove la cosa che si rileva è il fatto che dal 2017, dal 2016, scusate, dove abbiamo cominciato la progettazione, che è durata circa un anno scarso, dal 17 al 19, tutte le modalità complesse per realizzare e autorizzare questo progetto, questo ampio progetto, ma la cosa singolare, come potete vedere, un anno per realizzare il tutto. Quindi molto di più per autorizzare anziché progettare e realizzare l'opera. Qui c'è un impianto, l'impianto generale, dove ci connettiamo sostanzialmente all'esistente, al primo nucleo che nacque nel 2006. Vedete l'ampiezza dell'estensione rispetto al nucleo originario, dove comunque lavoravano già lì 600 persone. Con questo indotto, grazie agli aspetti appunto legati all'educational e a spazi comunque legati alle conference, al food, al fatto anche di poter dormire all'interno del campus, e la parte anche sportiva ampia che abbiamo realizzato porta ad una community, come dicevo, per 3.000 persone. Queste sono le viste con le varie funzioni, quindi dalle scuole, student house, parte degli uffici, welcome center e via dicendo. Ecco, un cenno sicuramente all'edificio G, che è l'edificio, lo chiamiamo un po' il bridge, è un ponte verde che si eleva sul basso impatto architettonico che gli edifici hanno, in quanto quasi tutto ad un unico livello. Questo si eleva sia per la sua funzione, che avendo necessità tecniche di volumi maggiori, perché abbiamo qui dentro una conference hall per un migliaio di persone circa, dove si stanno svolgendo, da che è aperta, a incontri e meeting pressoché quotidianamente da parte di sia dell'interne al campus, sia di aziende e tutto l'hub che ha generato il distretto digitale. C'è all'interno una parte legata ovviamente alla ristorazione e una grande library dedicata agli studenti, o comunque anche a chi volesse ritirarsi per fasi di studio. Oltre alle residenze interne che oggi stiamo progettando in altri siti attigui al nostro e connessi al nostro, per arrivare alle attuali 400 posti letto riempiti oggi, o totalmente occupati, a più di 1.000 nel suo complesso. Quindi è un altro progetto che è sui tavoli del nostro studio, che sta elaborando. Queste sono le piante articolate e relativamente semplici allo stesso tempo per loro consistenza e architettura costruttiva. Grandi aperture, ogni aula è aperta al paesaggio e alla campagna, c'è un'osmosi molto forte tra l'esterno e l'interno, questo per dare luce e percezione ai luoghi interni vissuti, come dire, dove ci troviamo. Laboratori specializzati, spazi accessori e sportivi,
tutto discusso con la committenza e con lo staff specifico, anche didattico, per dare sostanzialmente vestizione a un modello che ha aperto sicuramente un'idea di formazione di lavoro innovativa, dove ribadiamo che tutta l'attenzione è al fruitore principale, cioè l'attore principale in questo caso del campus è lo studente e tutto gira intorno sostanzialmente alle necessità dello studente. Queste sono immagini di come in un anno abbiamo realizzato 30.000 metri quadri circa di edifici su circa 30 ettari di parco a contorno degli edifici stessi. È interessante. Dicevo, Anthony, i numeri mi sembra che tu li stia dando effettivamente già molto bene scavalcando questo. Senti, quindi l'attuale assetto è, diciamo, ormai definito a regime e quindi l'eventuale ampliamento si pensa in aree attigue. Esatto. Esterne. Sì, sì, sì. Comunque il l'Edge Campus così come lo vediamo oggi, come l'abbiamo presentato, come tu stai veramente presentando in un modo eccezionale, è quello che resterà l'Edge Campus come prospettiva. Ecco, sicuramente uno degli aspetti sui quali tutto sommato a tornare è quello del momento di incontro, cioè della connettività anche fisica delle persone, cioè siccome parli effettivamente di diversi livelli di formazione, diversi ruoli, perché c'è il ruolo di ricerca e così via, e poi c'è il ruolo di studio, cioè come viene scandita anche architettonicamente ma anche così organizzativamente. Adesso non so se vorrai dircelo tu o se forse nel passaggio successivo di Anthony potrà toccarlo lui, però mi interessava molto riuscire a capire come questi diversi soggetti, diversi obiettivi fossero poi così collegati e connessi e armonizzati. E l'altro aspetto sicuramente è quello della sostenibilità, del risparmio energetico e anche della comfort, che è un comfort, abbiamo visto, ottenuto attraverso il verde, attraverso, ma anche un comfort acustico, quindi quando vorrai così introdurre anche il nostro ospite Denis Scatolini. Sì, ma forse Anthony potrà sintetizzarvi questa osmosi che io vedo, peraltro, essendo sempre lì in progress sugli sviluppi futuri, di cui adesso vi ho fatto solo un brevissimo cenno, ma c'è in realtà un ampio respiro al già importante realizzato. Questa osmosi è molto bella e affascinante, io la percepisco ogni giorno con tutti questi studenti che si muovono tra un edificio e l'altro, partono per i laboratori, ma gli eventi che realizzano anche le aziende o presentano progetti, gli studenti stessi alle aziende, c'è una stretta connessione e questa è la cosa singolare che nelle scuole tradizionali noi non siamo stati formati o abituati a vedere. Devo dire che, a onor del vero, è un modello anglosassone, probabilmente, no? Che si è evoluto e declinato qui in un ambito non solo territoriale, ma anche legato proprio all'innovazione tecnologica, che è l'altra skill importante. Però questo è sicuramente interessante dal punto di vista dell'arricchimento. Le giovani generazioni percepiscono ciò che gli aspetterà e lo vivono direttamente attraverso le testimonianze. Faccio un esempio che a 10 anni di distanza, dove l'allora ministro Passera ha avviato qui nell'H-Pharma un progetto di Startup Italia sull'agenda digitale, sull'innovazione, sulla trasformazione, che doveva è diventata poi anche disegno di legge. Poco tempo fa, al decimo anno, è tornato e ha raccontato
lui, come tanti altri, una sua startup che è Infinity, no? Se non sbaglio. Sì. E ha raccontato e ha trasmesso ai ragazzi quelle che sono le dinamiche di ciò che possono apprendere e possono declinare poi nella loro prospettiva di lavoro. Ma qua magari se mai lascio a te, Tony. Sì, questo è uno degli aspetti che creano appunto l'unicità di H-Farm, il fatto di essere appunto una connessione continua, non solamente una connessione digitale come siamo abituati oggi, ma una connessione proprio fisica e continuativa. Il fatto di avere gli studenti in contatto costante con le aziende è fondamentale sotto ogni punto di vista. Vi faccio un esempio. Già 5 anni fa i nostri studenti ci hanno segnalato che non utilizzavano più certi canali sociali, ma ne utilizzavano di altri. Questo è naturalmente un messaggio che noi abbiamo portato alle aziende. Le aziende stesse ne hanno fatto tesoro e hanno cominciato a sviluppare quei canali sociali che i ragazzi già individuavano. Come gli stessi ragazzi poi però hanno imparato dalle aziende stesse alcune modalità di lavorare. Noi abbiamo ad esempio ogni settimana, proprio all'interno del nostro campus, l'amministratore delegato o uno sportivo di qualche azienda o uno sportivo importante che incontrano proprio i ragazzi personalmente. I ragazzi hanno proprio un dialogo proprio personale con questi personaggi, quindi hanno la possibilità proprio di apprendere da loro, ma anche loro di trasmettere qualcosa a questi imprenditori di grandissimo successo. E la stessa cosa avviene poi per quanto riguarda tutto l'aspetto di dialogo costante, perciò i ragazzi proprio hanno la possibilità di entrare all'interno degli uffici dove si genera questa nuova digitalizzazione, questo nuovo modo di pensare e di lavorare, e hanno la possibilità di toccare con mano, se posso dire, questa evoluzione, e hanno la possibilità di contribuire e di assorbire. Quindi la fruibilità, qual è stata una delle cose importanti della fruibilità, era proprio questa connessione costante che ci potesse essere tra il mondo dell'educazione e il mondo, diciamo, corporativo, affinché ci fosse una costante proprio connessione reale e non solamente, diciamo, fatto tramite uno strumento che può essere il cellulare. Una cosa bellissima, infatti, quando se venite a visitare tutti quelli che stanno partecipando in questo momento al webinar, suggerisco, venite a vedere H-Farm, è un posto aperto, lo abbiamo creato perché sia proprio fruibile da tutti, tramite appunto anche la ristorazione che noi abbiamo all'interno, gli impianti sportivi che sono sempre a disposizione anche dei terzi. Ma la cosa che vi impressionerà sicuramente è vedere queste migliaia di ragazzi e nessuno che guarda un cellulare, ma tutti invece che dialogano, che si incuriosiscono, che fanno domande, che cercano di entrare in connessione. E lo stesso anche come è stato costruito, non so, la serra proprio come dicevo prima, è un bellico del mondo, come lo chiamo, perché anche lì gli studenti possono venire in contatto con la parte professionale, sedersi assieme e dialogare su qualsiasi tematica, qualsiasi idea, qualsiasi elemento. E gli eventi stessi che creiamo all'interno della library, che ha questa capacità immensa oggi di quasi 1000 persone, all'interno anche della serra, che è stato il punto di origine, dove creano degli eventi più piccoli, ma sempre eventi che mettono in comunione, mettono in connessione tutte le persone, in modo tale che tutti possano contribuire. Quindi è una fruibilità proprio costante. Le persone che dormono lì hanno anche la possibilità, io ho parlato con vari studenti, ad esempio, che hanno proprio richiesto di poter stare all'interno del campus, dormire all'interno del campus, per poter avere questa connessione costante, questa usufruibilità costante anche durante la sera, perché durante la sera ci sono queste riunioni spontanee dove si dialoga del futuro, si parla di nuove tecnologie, si parla di cultura perché vengono presentati libri. Quindi è un elemento, quello dell'osmosi, come la chiamava appunto Mariano, è un elemento che abbiamo dato come committenza che si verificasse, e questa unione di elementi che a me dati dalla struttura stessa, dalla natura e di come le persone riescono a usufruire, crea tutto questo ecosistema che in questo momento è veramente considerato unico al mondo, perché non c'è nessun'altra parte del mondo questa commissione tra parte corporativa ed educativa. Ecco, io ridarei un attimo la parola agli aspetti tecnici, e infine volevo parlare con te ancora, Anthony, sul discorso del bacino d'utenza, cioè da dove provengono, in che modo
a livello internazionale e così via, e poi di nuovo questa proiezione, quali sono i qual è il futuro del progetto H Campus. So che tu sei andato a una presentazione a Dubai, ma in generale quali sono questi sviluppi? Quindi io chiederei a Denis Catolin e assieme a Mariano di ritornare per un attimo agli aspetti tecnici. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Saint-Gobain in questo progetto è stata coinvolta principalmente per i sistemi a secco. Quindi quello che, di cui vi parlerò brevemente sono le partizioni interne e i controsoffitti. Saint-Gobain, la conosciamo tutti, è una realtà internazionale molto articolata, che però si pone l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nella progettazione e costruzione di edifici leggeri e sostenibili. E tutte le aziende che la compongono, appunto, io mi occupo, parlerò solamente di sistemi a secco, ma Saint-Gobain si occupa di vetri, si occupa di malte tecniche, tutti i prodotti per il sistema ETIX, impermeabilizzazione, quindi spazio veramente a 360 gradi nell'ambito dei prodotti a costruzione. Però tutte le aziende che la compongono da sempre hanno un'attenzione nello sviluppo dei prodotti per quello che è il comfort, cioè raggiungere il massimo comfort, oltre alla sicurezza ovviamente, nei prodotti che vengono sviluppati. E, come dicevo, qui parliamo di sistemi a secco, però abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel migliorare dei pacchetti che già progettualmente erano molto prestazionali. Quindi per noi è stata una bella sfida. E parlando di comfort, gli aspetti in cui abbiamo cercato di dare il nostro contributo sono questi che vediamo dalla slide. Quindi contribuire a migliorare la qualità dell'aria degli ambienti con le tecnologie che adesso vedremo, lavorare sull'acustica sia in termini di fonoassorbimento che in termini di isolamento acustico, proprio per creare quel comfort e quella fruibilità dei locali che sia la migliore possibile. E abbiamo posto un'attenzione anche alla durabilità dei sistemi, in modo tale che abbiano la migliore resistenza nel tempo, oltre che alla sicurezza in termini di sismica, come vedremo. Parto dal primo aspetto che molto spesso viene poco considerato, che è quello della qualità dell'aria. Saint-Gobain già da una decina d'anni introduce in alcune lastre e nei controsoffitti che poi sono stati usati nella fattispecie una tecnologia che consiste in una molecola che viene additivata all'impasto di gesso con il quale viene fatto il nucleo delle lastre. E questa molecola, sfruttando quello che è il normale scambio, diciamo, microscopico tra ambiente e cartongesso, per cui appunto c'è questo equilibrio anche nell'umidità dell'ambiente a contatto con le lastre, questa molecola, dicevo, aggancia la formaldeide, che è uno dei VOC principalmente presenti all'interno degli ambienti confinati, e la scompone i composti inerti. Fate conto che noi passiamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti confinati, quindi questo è un aspetto che deve essere tenuto debitamente in considerazione. Questa tecnologia da subito abbatte del 70% la formaldeide e questo meccanismo lo porta avanti per una cinquantina d'anni almeno. Quindi per 50 anni le persone che occuperanno questi locali potranno beneficiare di una qualità dell'aria, oltre che appunto dal lavoro fatto dagli impianti, anche da un comportamento attivo delle lastre. Parlando di acustica, qui ho preso a titolo esemplificativo il divisorio che è stato proposto tra aule e corridoi, giusto per semplificare. Si tratta di una parete divisoria, doppia struttura, 5 lastre, di cui 3 sono lastre standard, e 2 sono lastre prestazionali. Le lastre a vista sono delle lastre che hanno delle caratteristiche di resistenza meccanica maggiore e hanno anche un nucleo con una maggiore densità. Questo ci porta ad ottenere
un miglior comportamento acustico, tant'è che con questo divisorio che occupa poco più di 16 centimetri abbiamo 65 decibel di abbattimento. Laddove sono state usate strutture più larghe e isolante maggiore, ovviamente il beneficio sarà anche superiore. E da solo poi ci dà anche una resistenza al fuoco, quindi una capacità di compartimentazione elevata. La lastra che è stata utilizzata, appunto, è una lastra che poi è una lastra antincendio, è una lastra idro, quindi non teme l'umidità, e appunto al suo interno la tecnologia Active Air di cui vi parlavo prima. Recentemente l'abbiamo anche sviluppata con un alto contenuto di riciclato, per cui abbiamo fatto una versione eco che diventa ancora più sostenibile. Altro piccolo contributo che siamo riusciti a dare, sempre in termini di acustica, è stata la proposta dell'isolante all'interno delle intercapedini. Sembra una scelta banale, però utilizzando questo prodotto, l'Arena 34, che all'epoca in cui abbiamo cominciato a essere coinvolti era stato lanciato da poco nel mercato, è una lana minerale che è riuscita a darci, per le caratteristiche della fibra di cui è composta, un miglioramento sia termico, qualche punto di lambda in meno, e sia acustico, perché si tratta di una lana leggera, con una fibra omogenea, una trama molto più compatta, che per questo motivo trattiene meglio l'aria, e trattenendo meglio l'aria sappiamo che ci dà un contributo sia in termini di termica, sia in termini di acustica. Quindi anche con questa, sia nell'utilizzo delle contropareti perimetrali, che ci hanno consentito di isolare ancora meglio l'edificio, sia all'interno dei divisori interni, siamo riusciti effettivamente a ottimizzare quella che poteva essere la prestazione, mantenendo gli spazi, diciamo, di ingombro delle partizioni. E, oltre ad essere un materiale in A1, ha tutta una serie di certificazioni che ne attestano la salubrità. Uno fra tutti, la certificazione Eurofins sulla qualità dell'aria interna. Quindi anche qui si è avuto un'attenzione particolare sul comfort e anche sul benessere. Ritornando all'acustica, con tutti questi sistemi noi andiamo a lavorare sulla fine, diciamo, del cantiere, quindi sulle finiture interne, su quello che poi resta a vista, a contatto con l'utente. E laddove era stato già previsto un controsoffitto, è stata proposta una lastra forata che per il meccanismo appunto di assorbimento acustico riesce a dare soprattutto nei locali più affollati l'attenuazione dei riverberi, quindi una migliore comunicazione, una migliore comprensione e sostanzialmente un piacere nel poter abitare quei locali. Anche questa lastra qui, che è stata utilizzata per il controsoffitto, è una lastra con tecnologia Active Air, quindi abbiamo cercato di sfruttare proprio tutte le superfici che potessero attivare questo meccanismo. Non ultimo, il nostro contributo è stato anche nel porre attenzione a tutto quello che era il dimensionamento statico delle partizioni e delle contropareti, quindi mettere in sicurezza assolutamente tutti questi sistemi. E non ultimo anche la messa in sicurezza dei controsoffitti, quindi abbiamo proposto un nostro kit per creare una controventatura in modo tale che anche il controsoffitto fosse assolutamente idoneo, diciamo, e sicuro. Ecco, vi lascio con qualche foto delle realizzazioni che sono state fatte in corso d'opera, in cui si vede appunto la posa delle pareti e la posa del controsoffitto di cui vi ho parlato. Queste foto poi avete la possibilità di trovarli nel Gallery Live, che è un contenitore, sì, un sito. Ecco, fra le altre cose, scusa, ti interrompo per innanzitutto così commentare che indubbiamente è un felice connubio fra una progettazione essenziale e una tecnologia che va veramente a supporto. E per dire che
anche in collegato al video avremo la possibilità di presentare tutte le gli approfondimenti necessari, tutti i supporti, e quindi chiedo fin d'ora davvero a Denise di farci avere anche gli approfondimenti sia video che di documentazione, perché in effetti è importante anche sottolineare le valenze di questi prodotti. Certo, grazie. Molto volentieri. Grazie a voi. E allora, a questo punto, Anthony, che sarà, qual è il futuro? Raccontaci. Allora, il futuro di H-Farm, come è stato un divenire fino adesso, è un divenire anche per quanto riguarda il futuro. Prima chiedevi anche, diciamo, quello che è il polo di attrattività che ha H-Farm in questo momento. Allora, H-Farm in questo momento sta attraendo studenti letteralmente da tutto il mondo, perché abbiamo studenti che arrivano dagli Stati Uniti, come arrivano dal mondo asiatico, e sempre di più stanno facendo domanda per venire ad H-Farm proprio per la sua eccezionalità, la sua unicità. Ma anche, devo dire la verità, ci sono stati molti casi di persone che sono venute in visita ad H-Farm quando noi abbiamo gli Open Days, e dopo aver visto il campus, vedendo proprio l'usufruibilità del campus e quello che il campus è, hanno deciso di venire anche per questo ad H-Farm. Quindi ribadisco l'importanza proprio della progettazione di un campus in questo senso qui. L'attrattività non è solamente nell'ambito educativo, ma anche in un ambito, diciamo, corporativo. Come dicevamo prima, noi abbiamo più di 200 eventi all'anno. Penso siamo 250 eventi all'anno all'incirca, e anche qui devo dire la verità, è eccezionale la varietà di società che abbiamo, perché partiamo, diciamo, da quelli che sono i grossi gruppi del lusso, come il gruppo, non so, LVMH o il gruppo Kering, che spesso fanno i loro eventi all'interno perché naturalmente riescono a trasmettere tramite un evento all'interno di H-Farm l'innovazione che il gruppo vuole trasmettere come valori all'interno del gruppo stesso, ma anche, diciamo, ai loro ospiti, come, diciamo, i grossi gruppi che nominavo anche prima, da appunto Henkel, Audi, Adidas, via dicendo, perché tutti trovano all'interno di questa struttura una usufruibilità particolare, speciale, ma ripeto, è anche proprio proprio questo elemento di innovazione che ricevono proprio dalla struttura, da come può essere usufruito, e il fatto stesso che si trovi nel mezzo del nulla, come diciamo in inglese, in the middle of nowhere. Però questo middle of nowhere ha un impatto importante e attrae tantissimo. Perciò quello che raccontava prima Mariano, appunto, di aver seminato in questo territorio qualcosa che sta crescendo, sta veramente germogliando qualcosa che si sta adesso portando in giro del mondo. Abbiamo anche da questo punto di vista visite quotidiane proprio da enti importantissimi. Ne ho menzionato uno prima di Dubai, ma ho menzionato quello perché in questo momento è la fondazione principe a livello mondiale per quanto riguarda l'innovazione, ma abbiamo fondazioni altrettanto importanti che vengono a visitare perché vogliono portare H-Farm proprio come struttura, come modus vivendi, che oserei dire a questo punto l'usufruizione, e quello che si è creato proprio un modus vivendi, portarlo anche internazionalmente. Stiamo discutendo da questo punto di vista vari progetti proprio a livello internazionale, lo stiamo parlando sia in Europa, sia a livello, sia appunto nell'area medio orientale, sia nell'area anche asiatica. Proprio ci stanno richiedendo di portare questo modello anche dal punto di vista architettonico all'interno appunto di queste nazioni, ma anche solamente certe volte delle particolarità di questo mondo. Recentemente proprio con Mariano stiamo vedendo un progetto di uffici corporativi per un'altra fondazione importante, perché vogliono avere quello spirito di H-Farm proprio all'interno dei loro uffici, perché dicono: se questi entrando nei vostri uffici abbiamo vissuto questo, vogliamo adesso portarlo da noi, e vogliamo che sia proprio con le caratteristiche di H-Farm, naturalmente adattate poi, diciamo sempre adattate comunque al vostro DNA, e quindi quello che stiamo facendo. Quindi è uno sviluppo interessantissimo, siamo fieri che è uno sviluppo, diciamo, italiano da questo punto di vista, e che avvenga poi con, diciamo,
con personaggi italiani. L'architettura, appunto, abbiamo parlato dell'architettura di Mariano, ma naturalmente non vedo perché magari ci sarà anche il contributo di Dennis, perché naturalmente noi anche poi diamo l'indicazione di usare anche, diciamo, quelli che sono i nostri partner, perché diciamo fornitori, richiamo proprio partner, perché l'usufruizione che oggi abbiamo grazie anche ai sistemi di Dennis è importantissima e ha contribuito ad avere un'usufruizione importante. Quindi è veramente anche questo modo di lavorare e di propagare questi progetti è fatto con questo spirito. È veramente creare un modus vivendi, questo modus vivendi, trasmetterlo in tutto il suo insieme. Senti, io sono veramente fiera di aver tanto insistito per avere questo webinar, di aver atteso, ma di esserci riuscita, perché indubbiamente è stato ricco di interessi e suggestioni e soprattutto ci ha invitato a visitare Edgefarm. Quindi io lo farò sicuramente, mi auguro che anche i nostri lettori lo facciano, perché credo che sia al di là di tutto, sia umanamente, ma poi naturalmente più professionalmente, sarà una bellissima esperienza. Quindi grazie ancora davvero, io vi invito ancora a dare il materiale anche Mariano, che aveva così proposto all'inizio un filmato, ma per favore mandateci questo materiale e cerchiamo di far vivere il lettore di Modulo Edgefarm, che è una bellissima realtà. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a voi.